Sono trascorsi 12 anni dal 23 novembre 2015. In quell'infausto giorno perse la vita il 26enne Antonio Di Nielli, agente scelto della Polizia di Stato. Il poliziotto acquavivese in servizio alla volante di Bari morì durante un inseguimento sulla strada tra Carbonara e Loseto di alcuni malviventi che avevano appena rubato un'automobile nel capoluogo pugliese. Antonio, nato il 2 febbraio del 1979, era entrato in polizia nel 2002. Venerdì 24 novembre ad Acquaviva delle Fonti, come ogni anno dalla sua dipartita, si è svolta una cerimonia commemorativa iniziata con la visita al cimitero sulla tomba del Di Nielli da parte dei parenti del questore di Bari, delle istituzioni militari e civili, dei colleghi dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Monopoli e del gruppo di Alberobello e di quanti conoscevano e amavano Antonio. Subito dopo la funzione religiosa in memoria del poliziotto, celebrata da Don Peppino Pietroforte e dal cappellano della polizia nella chiesa di San Domenico. Per Nicola ed Elena, genitori di Antonio, sono stati momenti di grande commozione. In casa Di Nielli tutto parla di lui. Tante le fotografie che immortalano i tanti momenti felici. Antonio con la famiglia, con gli amici, fino al tragico 23 novembre 2005. E per noi dall'anno prossimo lo vogliamo fare una cosa più intima, perché per noi è rivivere tutto lo stesso, vedere tutti questi poliziotti e pensi, dice solo per mio figlio non, c'era questo destino crudele. Antonio è stato un grande simbolo e sì, lo è ancora per la polizia. Ancora, lo è ancora, loro li vogliono molto bene, lo ricordano sempre e ci ricordano anche noi, non ci lasciano mai soli. E quindi è giusto dedicare un momento alla cattedrale? Sì. Anche se volevate magari celebrare il ricordo nella parrocchia dove Antonio era sempre cresciuto. Sì, sì, perché Antonio è cresciuto in quella parrocchia, proprio da piccolo è sempre andato, ha fatto il chierichetto e non potevo non fare lì il funerale, tutte le celebrazioni farle lì. Di quei momenti dalla polizia che cosa vi dicono, che cosa ricordano loro di particolare di Antonio in quegli anni? E Antonio veramente è stato dal 2002-2005, però in questi tre anni ha lasciato un ricordo fortissimo, tutti lo ricordano perché lui si faceva notare da tutti. In questo momento l'Italia ha un grande bisogno di avere dei punti di riferimento ai quali aggrapparsi, perché in Italia c'è bisogno di avere degli eroi che comunque vanno avanti e prestano servizio. Poi prestare servizio nell'arma dei carabinieri e della polizia è un onore. E lui poi ha donato la sua vita proprio per che aveva il rispetto per la divisa e per le istituzioni, per il servizio, tutto. Antonio è l'emblema di colui che svolge il proprio dovere fino all'ultimo con grande passione e dedizione. Antonio credeva nelle istituzioni, credeva nella legalità e nella giustizia. Lui doveva difendere la comunità. Quando vedeva qualcuno in difficoltà era il primo ad intervenire. E se anche economicamente non potevano, lui donava sempre di tasca sua.
Quante volte si ritirava qui e mi diceva, papà mi dai 50 euro? E dico, è come uno stipendio che... E dice, papà, ho dovuto fare un atto di carità. E del resto è come me, perché anche io quando vedevo qualcuno in difficoltà, lo vediamo tuttora, sia io che mia moglie, non ci tiriamo indietro, uno vuole di bene, bisogna farlo. Specialmente è come se facciamo dire una messa ad Antonio. Ogni volta che noi facciamo questo pensiamo a questi poveretti che non possono, ma soprattutto è come se diciamo questa è una messa per Antonio. E purtroppo la nostra vita è cambiata, l'ho sempre detto e lo continuerò a dire. Certe volte io e mia moglie ci mettiamo una maschera in faccia, tiriamo fuori un sorriso per non far vedere che siamo sempre tristi. La gente dice, dai Nicola, una vita continua, va avanti. Sì, va avanti per loro, va anche avanti per noi, ma non è più la solita cosa. Noi l'estate andiamo al mare perché abbiamo una casa al mare ed Antonio era molto felice quando andava al mare perché, non so come dirlo, gli piaceva il mare, per lui e per me e per lei, per l'altra figlia che ho, abbiamo comprato questa casa. E cosa le devo dire? Adesso andiamo, continuiamo ad andare al mare, facciamo finta che lui è in mezzo a noi, tant'è vero che pubblico sempre foto di Antonio, di quando eravamo al mare con la mamma, mi ricordo tutte le cose che mi faceva, che mi insultava, mi prendeva, mi faceva i gavettoni, insomma, li rivivo tutto, ogni anno li rivivo e penso che lui è con noi. Era un ragazzo che gli piaceva scherzare, sempre sorrideva, sempre, non lo vedevi, poche volte lo vedevi triste. Era così entusiasta di avere quella divisa addosso che non aveva orari? No, e non ci pensava due volte se aveva da fare, da inseguire, non ci pensava. A proposito di inseguimento. E mi diceva sempre, mamma, se lo chiamavo, mamma, tutto a posto, non ti preoccupare, mamma, adesso arrivo, perché se non lo vedevo arrivare, dicevo, come mai non stai bene, mamma, non ti preoccupare. È un onore, insomma. Sì, è un onore aver avuto un figlio così, perché io non sapevo cosa faceva mio figlio quando era in servizio, e ci teneva allo schiro di tutto. Ma queste cose io le ho sapute dai suoi colleghi quando Antonio è volato in cielo, perché Antonio ha fatto tanti arresti, ha preso degli elogi, degli encomi che ho nell'altra camera. E io ogni tanto me ne vado a rivedere. Purtroppo, mi commuovo sempre quando parlo di mio figlio. Certo, se era un ragazzo ligio al dovere è chiaro che se ne vorrebbero altri di questi esempi. Avete mai pensato a fondare un'associazione, un'organizzazione che portasse avanti magari un desiderio di Antonio, qualcosa che... Sì, ci abbiamo provato. Abbiamo anche fatto un'associazione per tutti i genitori che hanno perso il figlio ad Acquaviva. E sì, volevamo fare una cosa del genere, però dopo... Chi non riusciva ad entrare perché piangeva giustamente come piangevo noi e diceva mi ricorda mio figlio, non se ne è fatto più niente, ma abbiamo cercato di farla, ma purtroppo. Sono passati 12 anni, però il ricordo di Antonio è ancora vivo, è come se fosse qua tutti i giorni, è come se lo toccaste tutti i giorni. C'è qualcosa che magari lui desiderava e che... potrebbe diventare concreto adesso, qualcosa anche che riguarda la sua missione, ovviamente. Non ci diceva niente del suo lavoro. Tanto è vero che quando arrivava qua prendeva la pistola per non farsi vedere, la smontava pezzo per pezzo, metteva un pezzo a destra, un pezzo a sinistra. Certe volte quando andava di fretta che non la poteva smontare lo diceva solo alla mamma dove l'aveva messa. A me non me l'ha mai detto. Non so cosa faceva. Un mese prima... Proprio esattamente un mese prima ci fu l'alluvione, qui il 23 ottobre del 2005, l'alluvione, e lui quel giorno doveva andare in servizio la mattina e lui prendeva l'autostrada. Quando è arrivata all'autostrada gli hanno detto guarda che l'autostrada è bloccata, non so, vabbè, vai, tanto i tuoi colleghi vedranno di farti passare. Quando è arrivato in servizio, in ufficio, le hanno detto che non riuscivano a trovare la strada del treno. Lui, che sapeva tutte le strade,
Col collega sono arrivati qua e hanno portato i soccorsi, sono arrivati anche gli altri, hanno fatto strada anche agli altri che cercavano sta strada per arrivare, perché è la strada di campagna. E anche quel giorno lui ha soccorso gente al treno, un mese esattamente prima, un mese. Infatti ha portato il questore proprio sul punto dove era deragliato il treno. E infatti perciò il questore, il dottor Gratteri, allora dice: io non un capo ufficio non può conoscere tutti i suoi dipendenti, però erano parecchi giorni che me lo incontravo sempre, me lo guardavo sempre. E da soprannominato il prezzemolo di ogni minestra. Il questore diceva a noi: l'avevo soprannominato, come ha detto mia moglie, il prezzemolo di ogni minestra, perché lui era sempre presente, si faceva, non è che si faceva notare perché si voleva far notare, perché era sempre attivo, faceva questi interventi che dopo il questore giustamente li teneva come conferenza stampa. Infatti c'è un video sul mio telefonino, lui in divisa quando arrestarono due persone, che fa la conferenza stampa insieme agli altri, ai capi della volante. Ecco, il questore dopo questi 4-5 interventi che io so, lo vedeva sempre, ed è capitato che proprio lui era in servizio quando è successo la disgrazia. E infatti anche da allora il questore con noi c'è molto vicino, sono 12 anni, ma il dottor Gratteri è sempre vicino a noi, ci chiama, ci conforta, se abbiamo bisogno di qualcuno, di qualcosa, lui dice: basta aprire la bocca, basta aprire la bocca. Anche il signor questore adesso si è prestato, se vi serve qualcosa, perché il nuovo questore, il dottor Carmine Esposito, ha detto: qualsiasi cosa voi avete bisogno, la polizia è sempre presente e ci siamo. Noi ci siamo per voi e per tutti i familiari che hanno perso i propri cari. Antonio era molto amico con il maresciallo Domenico Solete di Acquaviva, parecchie volte uscivano insieme, per illustravano zone di campagna, e certe volte il maresciallo lo chiamava e dice: Antonio, sai dove quella contrada, maresciallo, vieni con me. E lui aveva una grande amicizia adesso con il maresciallo, segnalava anche qualcosa che vedeva di strano, glielo segnalava al maresciallo Solete, dopo roba di servizio io non sapevo niente, l'ho saputo da qualche collega suo queste cose qua, e da allora il maresciallo ci è stato sempre vicino, ci è sempre vicino, e lui tuttora quando lo incontriamo, se avete bisogno di qualcosa io ci sono. L'arma dei carabinieri c'è, tant'è vero che anche ogni anno vengono a ricordare Antonio anche il capitano che c'era, di Fabio Di Benedetto, non c'è più lui, adesso è venuto il maggiore Ennio Maglie, e sono 2 anni che lui continua a venire ad onorare la memoria di nostro figlio Antonio. 2 anni fa è venuto addirittura il generale dell'arma che comanda tutta la regione Puglia, che sta a Bari, è venuto a onorare la memoria di nostro figlio Antonio. Però queste cose da un lato ci fanno piacere e dall'altro ci fanno male, perché adesso è come se stiamo ancora facendo il funerale di nostro figlio. E abbiamo deciso che dal prossimo anno noi faremo solo la messa la sera, perché è come se rifacciamo di nuovo il funerale di nostro figlio, e questo ci fa male, molto male, e ci vuole qualche mese e mezzo per ritornare di nuovo alla normalità. Ecco perché io ringrazio la polizia, ringrazio l'arma dei carabinieri, tutte le forze dell'ordine che onorano la memoria di nostro figlio, però ci fa tanto tanto male il dopo. Però dobbiamo soltanto aggiungere una cosa, che c'è bisogno di questi eroi, c'è bisogno che la memoria di queste persone rimanga costantemente accesa, perché se non ce ne fossero altri come Antonio, noi potremmo sentirci meno sicuri. Che dice, signora? È vero, perché bisogna ricordarli, però bisogna ricordarli, però a noi fa anche male. Antonio è ancora vivo e lo sarà per sempre, grazie ai ricordi di papà Nicola e mamma Elena e di quanti lo hanno amato.